Ieri a Soliera un'altra tragedia, ha perso la vita Romano Bonfatti di 70 anni, la quarta vittima sul lavoro in un mese nel Modenese. Così i sindacati puntano il dito contro la voglia di recuperare fatturato dopo la pandemia e anche chiedono di ripensare l'età pensionabile. Fabrizio Monari. Un anno di ripartenza, il PIL che cresce, lavori in corso ovunque, le fabbriche che producono a pieno regime e in nome della fretta passa qualunque cosa. Quarta vittima del lavoro in un mese, al culmine di un 2021 macchiato di sangue che anima la discussione politica a livello nazionale. Aveva 70 anni Romano Bonfatti, artigiano al lavoro su un tetto in amianto che ha ceduto facendolo precipitare da 8 metri d'altezza a Soliera e costandogli la vita. Non era legato a una corda di sicurezza Bonfatti e questo è il primo elemento che preoccupa i sindacati, ma anche l'età della vittima, ancora impegnata in mansioni rischiose e pesanti, viene ritenuta emblematica della situazione del lavoro in Italia. L'elemento che salta agli occhi è sicuramente l'età della persona, in un momento in cui nel nostro paese si sta discutendo con il governo della riforma delle pensioni, superato diciamo la quota 100. Quindi questo sicuramente fa interrogare sul fatto che non è possibile portare avanti dei lavoratori diciamo in età avanzata a fare delle lavorazioni che presentano sicuramente dei rischi, soprattutto se non si rispettano le regole fondamentali. Il superamento di quota 100 è ormai assodato, si parla di quote 102, 103, si discutono le mansioni che potrebbero essere oggetto di anticipo pensionistico o esclusione, mentre l'Italia corre a recuperare quanto perso durante la pandemia senza prestare sufficiente attenzione alla sicurezza. C'è un problema generale per cui ai lavoratori deve essere consentito di tornare a casa, di andare in pensione quando è il momento e di questo si occupano troppo poco. CGIL e CISL e UIL hanno indetto 2 ore di sciopero dopo gli ultimi tragici fatti, tra cui le 2 vittime del lavoro piante giovedì a Padova e all'Interporto di Bologna, dove un 22enne al terzo giorno di lavoro è stato schiacciato da un camion, ma secondo gli esponenti locali dei sindacati la misura non è sufficiente e bisognerà fare di più nei prossimi giorni. Le segreterie nazionali CGIL e CISL e UIL hanno deciso queste 2 ore di sciopero, però a mio giudizio è insufficiente, qua bisogna intervenire in un altro modo. Innanzitutto bisogna potenziare l'ispettorato del lavoro, ma non a parole, perché tutto dica di potenziarla, poi concretamente non lo fanno. Il governo, a mio giudizio, deve stanziare parecchi soldi per quanto riguarda anche i ricoverabili FLAN, lì si possono utilizzare per dare sicurezza nei luoghi di lavoro, perché il lavoratore va per lavorare, non per morire.